Il 20 ottobre è la giornata mondiale dell'osteoporosi, la malattia dell'apparato scheletrico che comporta rischi di frattura per traumi anche minimi. Legata al processo di invecchiamento è una malattia silenziosa che spesso non si manifesta con sintomi e per questo ancora più pericolosa. È ampiamente diffusa, colpisce soprattutto le donne che sono 3 milioni e mezzo in Italia e circa 1 milione gli uomini. Nelle Marche sono circa 100.000 le donne e 30.000 gli uomini affetti. Il 20 ottobre cade la giornata mondiale dell'osteoporosi, nella quale quest'anno l'IOF, l'associazione internazionale che tutela, che cura questa giornata, ha pensato come tema l'alimentazione. Perché l'alimentazione? L'alimentazione è estremamente importante in questa problematica, in quanto il nostro scheletro è un scheletro in continuo dinamismo, viene rinnovato continuamente giorno per giorno, le parti più vecchie vengono rimosse e il nuovo osso viene formato. Quando rinnoviamo il nostro osso abbiamo bisogno di alcune materie prime indispensabili, calcio soprattutto e vitamina D. Fondamentale quindi la prevenzione, su cui da anni la Regione Marche è impegnata attivamente, in una sinergia virtuosa tra Agenzia Regionale Sanitaria, professionisti delle aziende del sistema sanitario regionale e i coordinamenti donne dei sindacati pensionati di CGL, CISL e UIL. E ha promosso Si Duri Si Diventa, la campagna di informazione che aggiorna su prevenzione, diagnosi e cura contro l'osteoporosi, per rendere ogni cittadino promotore della propria buona salute e contenere i costi sociali che il problema comporta. Abbiamo iniziato questo percorso nel 2010 con una petizione per affrontare queste problematiche dell'osteopenia e della osteoporosi e per sensibilizzare soprattutto sia la popolazione ma anche le istituzioni su un tema così importante. Il progetto è stato trasformato in una delle linee di intervento del nuovo piano regionale della prevenzione. La Regione Marche ha attivato un percorso attraverso un gruppo di lavoro per fare informazione alla popolazione, ma questo percorso, che ha avuto dei risultati validi, è stato meglio strutturato recentemente all'interno della delibera che approva il nuovo piano regionale della prevenzione, che arriverà fino al 2018 e che prevede, oltre alla prosecuzione delle attività informative in collaborazione con la parte sindacale, anche dei percorsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario e poi soprattutto anche una sperimentazione di chiamata attiva per persone apparentemente in buona salute, al fine di giungere ad una più precoce diagnosi, diciamo, di osteoporosi. Questo tipo di percorso avverrà attraverso la somministrazione da parte di sanitari di un semplice questionario denominato DEFRA, che, elaborato attraverso un algoritmo, ci dà l'idea dell'entità del rischio per ciascuna persona di frattura nei 10 anni a venire. Alcune regole basilari possono incidere profondamente nel nostro stile di vita e migliorarne la qualità, a partire da una sana e corretta alimentazione e dalla giusta attività fisica. La prevenzione dell'osteoporosi, oltre che una buona alimentazione, che deve essere effettuata già sin dalla giovane età, però è estremamente importante anche nell'età adulta, anche nell'ultranziano. In questa fase d'età la muscolatura gioca un ruolo importante per prevenire le cadute, perché le fratture da un osso debole avvengono quando poi si va incontro a una caduta. L'attività fisica è l'altro elemento estremamente importante per costruire un osso forte e di buona qualità. Importante il ruolo della medicina generale per prossimità al paziente e continuità assistenziale. Il ruolo del medico di medicina generale si trova a essere importante sia nella diagnosi precoce, nella prevenzione primaria dell'osteoporosi, e sia quando l'osteoporosi è diventata conclamata e quindi dobbiamo lavorare sulle fratture. Il dato che noi conosciamo ora è che solo il 30% delle fratture di femore poi vengono sottoposte a trattamento, a terapia adeguata, che riduce il rischio di una rifrattura.